Che fa finta di essere solida. E questa è la descrizione che do al vetro per ricordarmi sempre che è fluido e quindi che è un grande terapeuta, perché essendo fluido ci insegna ad essere fluidi. Io cerco soprattutto di utilizzarlo nei corsi, quindi di insegnare le persone a lavorare il vetro, comunque a conoscerlo in questa forma fluida. E quindi penso che, ecco, potrei definirlo come un terapeuta, il primo terapeuta, nel senso che è un materiale molto antico ed è il primo materiale che è stato trasformato dall'uomo, cioè è stato creato proprio dall'uomo, no? Perché l'uomo ha preso la sabbia, il calcare e la cenere, mischiandole ha capito che si trasformavano in questa cosa, in questo materiale trasparente che era stato trovato in natura solo sotto forma di gemme, quindi era molto divino. E quindi un materiale antico che in sé racchiude tante energie, è sempre stato riciclato sin dal tempo dei Romani, quindi ha portato avanti queste energie. È come se, no, ogni volta che lo rifondi, lui porta la sua storia. Come la bottiglia è il simbolo della produzione industriale, così i nostri oggetti vogliono essere simboli di un modo diverso proprio di vedere la vita. Sapevo che non ero una persona teorica, quindi finito il liceo sono stata presa da un amico di mia mamma a lavorare in un laboratorio di vetro, di vetrate artistiche. E lì subito sono stata molto, insomma, anche il mio maestro mi ha detto ho imparato subito perché c'era proprio qualcosa tra me e il vetro. Poi ho portato avanti questa tecnica e a un certo punto ho visto degli oggetti fatti in vetro soffiato che erano stati fatti in Scozia, ma è stata veramente una cosa più forte di me. Sono andata in Scozia, ho imparato le tecniche di lavorazione del vetro e poi sono tornata, ho aperto una ditta e adesso faccio questo lavoro. La mia ditta si chiama Vetro Maghie e io l'ho definita come laboratorio di vetro soffiato sperimentale riciclato. Lavoriamo il vetro senza stampi, utilizzando soprattutto la forza di gravità e la forza centrifuga, insomma, lasciandolo libero di esprimersi. Prima fase è trovare il vetro, che si trova molto perché sia vicini, sia le ditte che della zona che fanno per esempio il vino, il miele, sono proprio contenti di darci il vetro, perché ho notato che le persone non piace buttarlo il vetro, lo sanno che è un materiale particolare, quindi ci arriva, o le andiamo a prendere noi, sempre qui in zona comunque. Viene lavato e diviso per colore, rotto e messo a palate nella fornace, che è un impianto fusorio che sta a 1200 gradi, e quando viene messo il vetro nell'arco di 3-4 ore si squaglia e poi si
con degli strumenti di acciaio, con dei tubi di acciaio, si prelevano dei boli dalla fornace, che sono quindi a 1200 gradi, quindi sono fluidi, e si lavorano utilizzando un po' di strumenti di legno, acciaio, carta di giornale riciclata, bagnata. Ma le tecniche di lavorazione del vetro sono in realtà sono infinite. Cioè, ogni fornace in cui un ipotetico spettatore va, vede dei modi diversi di lavorare il vetro. Noi per scelta abbiamo scelto di lavorarlo non usando stampi, quindi le nostre mani coperte da una carta di giornale e appunto forza di gravità, forza centrifuga, e così riusciamo a fare praticamente tutto. I rischi sono notevoli, vabbè, nel bruciarsi e nel tagliarsi. Bruciarsi quando è liquido, tagliarsi quando è freddo, e ci è capitato in tutti i modi possibili e immaginabili. Però quando poi qualcuno mi ha detto è il mestiere che entra, non ti preoccupare, allora ho detto va bene, è il mestiere che entra, mi do al vetro, fai quello che vuoi di me. Essere artigiana, diciamo che si esprime nel fare gli oggetti più per la vendita, gli oggetti quasi in serie, però ognuno è diverso, ognuno è un affinamento della tecnica, quindi c'è questa sfida con il materiale che è propria dell'artigiano. Però Vetromaghie ha tutti i vari aspetti, per esempio c'è Ricci che invece lui è un autodidatta, è un artista proprio di natura, è sempre stato così, ha fatto tanti lavori, si è sempre adattato, ha sempre imparato guardando, e anche qui lui ha imparato proprio mettendo le mani sul vetro e ha avuto la fortuna di poter sperimentare a più non posso, e quindi lui è la parte invece proprio artistica. Le possibilità che abbiamo di campare di questo lavoro, e forse anche di guadagnare, ci sono sia a livello artistico, adesso direi anche di produzione, perché adesso che per esempio facciamo le mani abbiamo azzeccato, diciamo, una cosa che piace, e quindi riusciamo comunque a venderle, insomma piacciono, quindi va. Però facciamo anche dimostrazioni sia nelle scuole che nelle piazze, con una piccola fornace portatile fatta da noi. E lì è sempre per dare più visibilità possibile a questo materiale. Io mi sento molto, anche Ricci, ci sentiamo molto tramiti, in modo che il vetro possa dare il suo messaggio. Noi più lo portiamo in giro, più lo facciamo vedere, più lui riesce a comunicare a livello sottile questa antichità, tutto quello che c'è dietro la storia dell'uomo, la storia della terra, la storia delle risorse che continuamente ritornano in circolo. Quindi ci vedo che ci muoveremo e probabilmente diventeremo proprio mobili, cioè metteremo la fornace su un carrello, ci faremo un piccolo camper e andremo in giro a far vedere questa magia a più persone possibili.